Carissimi, oggi vi saluto dal divano. Oggi non prendo in mano la chitarra. E faccio solo due parole brevemente sul Vangelo di oggi, che è quello in cui il Signore insegna a pregare come il Padre nostro. E dice una cosa importante prima e una cosa ancora più importante dopo. Aver insegnato il Padre nostro. Prima dice di non sprecare le parole come fanno i pagani che credono di venire ascoltati con tutto quello che dicono, mentre invece non serve perché il Padre sa quello di cui abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo. Prima cosa. La seconda cosa la dice al termine di questo passo del Vangelo e dice: infatti, se voi perdonerete le colpe degli altri, Dio perdonerà le vostre colpe. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure Dio perdonerà le vostre colpe. Quindi, il perdono è la carta d'identità del cristiano. Il perdono è la misericordia, che è l'amore totale, l'amore viscerale, quello della madre, è stato spiegato da persone più competenti di me. Ecco, la misericordia e il perdono sono due elementi che non devono mai mancare nella vita di un cristiano. Segnatamente il perdono è la medicina dell'anima. Se vogliamo sfuggire alle passioni mondane che ci portano via talvolta anche fisicamente l'anima e soprattutto se vogliamo considerare il prossimo come noi stessi, dobbiamo esercitare il perdono. E il perdono va esercitato prima di tutto su di sé, su quello che viviamo, su quello che abbiamo vissuto, su quello che abbiamo fatto, specialmente verso i nostri genitori. Io, per esempio, pensando ai miei, ho molte cose di cui vorrei chiedere loro perdono. E non ho avuto il tempo perché quando le ho capite era ormai tardi. Allora, prima che sia tardi, e davanti a Dio non è mai tardi fino all'ultimo secondo. Ricordate il buon ladrone sulla croce, no? Uno dice, quello lì ha fatto quello che ha voluto tutta la vita e poi si è pentito gli ultimi istanti. No, non funziona così. Lui si è pentito all'ultimo minuto perché ha capito chi era la persona con la quale era crocifisso, mentre l'altro ladrone non lo ha capito. È questo che salva. Non esiste che uno fa quello che vuole durante tutta la vita e poi basta chiedere perdono. Perché, e torniamo al discorso di ieri, dell'animus, dipende da come si fanno le cose, dal perché si chiedono le cose, non dal farle. Quando uno chiede perdono e non è pentito, quale perdono sta chiedendo? Vuole fare il furbo. Allora, lasciando stare gli altri, ma guardando a se stessi, il perdono è la medicina, il farmaco dell'anima per vivere bene dentro di sé, per vivere bene con gli altri e vivere in armonia con Dio. Quindi io auguro a tutti di saper perdonare se stessi, di perdonare il prossimo, così ci verrà perdonato e la nostra vita assumerà tutto un altro aspetto e tutto un altro gusto, molto più saporito. Ciao, ci vediamo domani.